Benvenuti. Ma dovevi aspettare, che abbassavo il volume. No, subito. Ah, buongiorno. Tanto Bing parla come te, è la stessa cosa. Smetti. Buongiorno e benvenuti a tutti. Che si vada sbiadito. Sì, perché sarà sporco qua. Ah, ok. È perché ieri l'hanno avuto loro. Scusate il mio... Ciao, mamma, ti saluto. Latte. Ah, ci sono tutte queste cose. Scusate il mio dito nella fotocamera, nell'obiettivo. Allora ragazzi, noi adesso ci sediamo. Io diciamo che ho fatto già 34, scusate nuovamente il mio dito, io ho già fatto 34 colazioni. 34 colazioni? Allora devo dire... Perché? Mi racconto la nostra mattinata, ok? Già dobbiamo dire che, aspetta, non lo so, che ore sono? Voilà. Che ore sono? Ma sono le 11:30. Mamma mia, tardissimo. Allora, io stamattina, intanto, ieri notte, cioè stanotte, nelle mattinate sono andata a letto perché erano le 4:30, perché per editare il video, insomma, ho perso tanto tempo. Mangia il latte, bevi il latte, bevi il latte. Poi che è successo? Sono andata a letto e alle 7:15 mi è suonata la sveglia. Mi sono alzata, ho preparato Alessia, però avevo un fortissimo mal di testa che non riuscivo a stare sveglia, proprio avevo troppo il vuoto fondo. Questo è, amore mio. Il vuoto tu ce l'hai. Zitto, fammi finire. E mi sono rimessa a letto, lui ancora dormiva, perché lui si sveglia alle 7:30, ragazzi, quindi. Mi sono rimessa a letto. E Alessia, poverina, che era pure stanchissima, aveva troppo sonno, si è messa là davanti alla televisione, si stava guardando la televisione, ha detto, amore, io me ne sto andando a letto. Aspetta, papà che si alza. E così è stato. Sì, ma effettivamente tu la bambina troppo presto la prepari. Pure alle 7:30 potresti svegliarla e prepararla. Perché poi comunque rimane la mezz'ora a guardare la televisione. Vabbè, ma a lei questo ci piace, che lei si sta vabbè, là, si rilassa un pochettino. Perché è presa subito dal letto e messa in macchina, certo. No? Lei ha proprio i suoi tempi. E quindi è successo che sono andata a letto. E che cosa è successo? Che lui si è andato a lasciare a tutti a scuola, anche perché l'ho potuto fare. Perché l'acqua... Sta leggendo il telefono. Dai, aspetta. Dai, tieni. Vedi, ho perso il filo perché la testa è andata a lasciare tutti a scuola e sono andata a lasciare tutta a scuola per cioè fortuna io sono Alice bobo, per fortuna lì perché ancora devo connettere Alice fortunatamente dormiva perché ovviamente mi ha fatto tardi e allora che ho fatto? Mi sono riaddormentata, poi è tornato lui. Scusate. si è svegliata Alice, se l'è pressa, io sono riuscita a dormire, ragazzi, è stato bellissimo. Ma anche per me è stato bellissimo. Io e la mia principe, la ma per me va benissimo. Va bene? Per me va benissimo, vita mia. No. Come no, amore mio? Non vuoi stare con papà? No. Non, ah, latte no, vita mia. E tu vuoi stare ogni mattina con papà? Basta. Chi è? Hanno suonato. Chi sarà mai? Un attimo per te. Vai tu? Per me, ragazzi, è la gioia più bella stare con mia figlia la mattina. Bellissimo. Abbiamo visto i cartoni animati. Il corriere, ragazzi. E devo scegliere. Cosa sarà mai? No, ci ho aperto. Cosa sarà mai? È il corriere. Non è Ale. Ale è a scuola. Quindi, proprio in diretta, mi è arrivato un pacco. Ora non so che pacco sia. Per ora mio marito lo va a prendere. Dipende che pacco è, perché io aspetto un pacco da uno di voi. Eh sì. Se è un pacco di uno di voi, noi lo registriamo e facciamo poi... Apriamo il pacco di. Abbiamo il pacco di chi sarà mai? E okay, vediamo guarda, se è guarda, guarda. No, guarda. Il telefono. Il gatto. No, vabbè. E tu glielo fai fare, capito? E tu glielo fai fare. Il gatto che. Aspetta, però. La mia mano è troppo. Ok, stamattina sta avendo troppo spesso la mia mano. Quindi me lo vai a prendere questo pacco? Sì, sono curiosissimo. Posso stare un pochettino con voi? No. Voglio capire se il pacco che aspetto. Cioè, per me i pacchi vengono. Sono tutti aspettati, ovviamente. Attesi, ci aspettate. E quindi vediamo. Quindi con la mia principessa stamattina abbiamo messo i cartoni animati, bello, abbiamo fatto colazione, poi ho cambiato il pannolino, io ho messo i vestitini, abbiamo colorato. Bellissimo, ragazzi, mi sono alzata e l'ho trovata vestita, tutta bella. Certo, che vuol dire? No? Perché, ma perché mi hai preso per un... Vabbè, di solito ci cambio il pannolino ma la lascio col pigiama. Ma non è vero assolutamente. Perché... No, perché ieri non era col pigiama. Perché io l'ho cambiato ieri. No, ieri, non mi ricordo quando fu. Invece è bella tutta vestita, ragazzi, tutta vestita. Pronta, prontissima, brava. Ah, allora, gli ha messo le prime cose che ha trovato qua per i piedi. Ci ha messo la maglietta di Alessia. I pantoni di Giulia. Le mutande di Carlo. No, dedicati al pannolino.
il pannolone è tuo. Così? Mia figlia vuole che faccio così. Sì, sto coso l'ha preso Alessia ancora ai piedi piedi. Perché questo io lo tengo bello, nella vasca da bagno. No, l'ha preso lei. A tu. E sei bellissima, fatti vedere. Già ce l'è tolto. Sì, dai che vado a prendere questo pacco. Si passa il tempo. Dai, vado a prendere, dai. Dai che ti aspetto qua. Sì, mi immagino perché tu mi aspetti. Perché? Proprio tu a me. Scusito, a te che mi porto il pacco. Vai via. Aspettate, metto qua. Vai, vai, in mezzo alle uovina. Metto qua. Yeah. No, non sono per ora. Guarda, ma ce l'ho toccato. Non sono per ora a Pasqua, le uova si aprono a Pasqua. La tradizione vuole questo. Io uova prima non se ne apro, non mi interessa niente. È vero? No, è inutile che sale qua perché non te lo do. Non è ora, amore. Pasqua si aprono, capito? Eh no, sono per Pasqua. Domenica, domenica la apriamo, va bene? Mi, tutte le uova dobbiamo aprire, è vero? Sì. Sì. Che c'è? Che... Eh no, e basta. Vediamo quando sale Luigi, vediamo quando sale papà col pacco. Sì. Mamma papà. Amore, però tu sei fatta troppo pesante, io non ce la faccio a tenerti. Il latte l'hai bevuto tutto? Pacchile. Pacchile, pacchile, tutto significa pacchile. Questo sono a Pasqua. Dai, scendi. Scendi. No, pacchile. No, quello no. Sì, ma papà sta perdendo tempo. Lo vuoi il biscottino? Guarda, guarda, guarda che ti do, mamma mia, lo vuoi questo? Come no? Ecco, è la fine, ragazzi. Aspettate. Vediamo Luigi che fine ha fatto. Si è perso nella scala, forse. Vediamo. Ah, ecco. Cos'è? Paccone! Allora, questo è il pacco. Questo è il pacco di Amalia, ragazzi! E adesso lo apriamo subitissimo perché lo sapete, io non sono nella pelle, è di Amalia, vero? Non lo so, non c'è scritto. Vabbè, ma è di Amalia, l'aspetto. Sì. Sì, è il pacco di Amalia, guardate che paccone. Ui. Alice. Allora, abbiamo tutti la di Amalia, nome e cognome? No, non si sta provando. Allora, ah no, te la prendi, mi sta facendo, non sto capendo più niente. Mi, quando attacca. Tieni. Stai zitto, dormi. Nascondi tutto per la privacy. Già l'ho visto il pacco, ecco. Guardate qua. Ragazzi, lo apriamo subito e noi ci vediamo ovviamente nell'altro video per vedere che cosa ci è arrivato e cosa ci hanno mandato, va bene? Apriamo il pacco di. Ci vediamo nell'altro video. Nell'altro parte. E noi ci vediamo dopo. Ciao, dopo. E allora, ragazzi, eccomi di nuovo qua. Questa volta sono sola perché Luigi è andato a prendere di fretta e furia Alessia perché praticamente sono... Abbiamo ricevuto il pacco, giusto? E niente, ci siamo messi a registrare la clip in questo pacco bellissimo, un pacco diverso, ragazzi, dal solito. Mi era stato detto, non sapevo però, mi ha detto, dice, questa è una tipologia di pacco diverso e non sapevo di cosa si trattasse. Ed è stato veramente una grande sorpresa, ma no, diciamo, bellissima di più. Che vuoi, amore? Ah, è ciuccio, sì. E quindi ci siamo messi a registrare questa clip. Meno male che poi, quando abbiamo finito, meno male che Luigi... ha guardato il telefonino e ha visto l'orario, erano le 12:35, ragazzi, ha detto no, ma com'è che così è sceso, proprio volato completamente, che deve andare a prendere Alessia che sta per uscire, quindi io non mi sono resa conto di orario, di niente, ancora devo cucinare, niente, oggi è proprio andata così, stamattina proprio da pazzi proprio, sclerati, e basta, quindi è sceso, è andato a prendere Alessia, adesso poi torna, adesso faccio un pochettino di pasta, anche se lui ha detto, aspettate che anzi glielo prendo, che vuole l'insalata di finocchio, quindi adesso ci preparo questa cosa, questa bella insalatona, lui, io faccio un pochettino di pastina col formaggino oggi alle bambine, e io mi mangerò pure un'insalata. Per pranzo, facciamo così, ci teniamo un pochettino leggeri, perché in vista della Pasqua, ragazzi... Già mi immagino, mamma mia, quello che ci sarà da mangiare. E basta, quindi così, leggeri, un'insalatina e via.
stasera pure qualcosa di leggero, niente di particolare. Luigi ovviamente, come sapete, ha il turno dalle 17 alle 21, quindi a lui magari esco una fettina di carne e noi, boh, non lo so, panini, vediamo, vediamo un pochettino cosa ci va a tutti, vediamo pure Giulia cosa dice e basta. Quindi, che dici? Ci vediamo più tardi. Era così, giusto per ringraziare ancora una volta Amalia, sia che l'abbiamo ringraziata nel pacco suo, nel video suo, sia qui perché veramente, veramente niente, mi ha lasciato di stucco, di stucco. Io non riuscivo a capire perché lui mi ha detto, dice, è una tipologia di pacco differente. Ma ho detto, ma che cosa può essere? Può essere? Niente, lo dovete vedere ragazzi perché... Bello, 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 bello. Un bel paccone, no? Pacco, paccone, grandissimo, pesantissimo. E basta, non vi spoilerò niente, se volete andate a guardare il video. Va bene? Un bacione grandissimo e noi ci vediamo dopo, ragazzi, che vi metto a cucinare e apparecchiare. Ho messo solo la tovaglia. Ci vediamo dopo. Ragazzi, mi sono dimenticata a dirvi, chiuso la clip in questo secondo, ma mi sono dimenticata a dirvi che alle 3:30 verrà la ragazza per... le unghie, e quindi io devo addormentare molto velocemente ad Alice, e così che sono, diciamo, libera. Vabbè, che comunque fino alle 5 c'è Luigi, io dalle 3:30 alle 5 dovrei avere finito, quindi non è più un grosso problema, ecco. E qualora, dico, si svegliasse prima Alice, non è un problema perché comunque c'è, ripeto, Luigi. Quindi unghiette, come me le farò, come me le farò, come me le farò, sorpresa. Io ho già in testa il colore, però non ho in testa ancora in realtà come, ecco, farle. Però il colore sì, però se voglio qualcosa particolare o se le voglio semplici, non lo so, devo vedere. In realtà, quindi questo deciderò strada facendo. quindi questo vi volevo dire, quindi noi ci vedremo sicuramente poi stasera perché le deve fare a me, poi le deve fare a Giulia e sicuramente prima delle 8... non se ne andrà perché perde tanto tempo ogni volta, quindi poi devo fare mangiare le bambine, quindi sicuramente noi ci vedremo, ci stiamo lasciando così con la luce del sole, eccola qui, e noi poi ci riprenderemo dallo stesso punto, però con il buio, sicuramente. Quindi ragazzuoli, ci vediamo dopo, più tardi, ciao, che vi faccio vedere quello, le unghiette che mi sono fatta, guardate, non mi spoilerò niente, mamma mia, c'è uno spoiler, speriamo che non avete visto niente, che già ho sistemato qualche cosina che mi ha mandato Amalia, quindi ci vediamo dopo e andatevi a guardare l'altro video, ciao, a dopo. Allora ragazzi, ora ci sto facendo una sorpresa ad Alessia, dov'è? Dov'è? La sorpresa, mettiti là e chiudi gli occhi, una sorpresa ad Alessia, un piccolo spoiler di quello che abbiamo trovato nel pacco di Amalia, e quindi adesso io glielo sto dando, che lei non lo sa ancora, e vediamo la reazione in diretta, volete vedere? Pronti? Via, tu non aprire, stai ferma, ecco, aspetta, non aprire, sei furba tu. Apri, cosa sarà mai? Apri, ma perché c'è un pannello? Apri, cos'è? Aspetta, e ora ti faccio vedere. Allora, ma che cos'è? Allora, questo non lo so a che serve, però no, forse per levare la polverina, questo per ora non ci serve. Allora ti faccio un pochettino capire. Queste ma qua sono, sì, sono formine, queste qua. Guardate quante ce ne sono. Poi prendi un foglio, non li usciamo tutti perché altrimenti questi si rovinano. Un prendine foglio. Uno, prendine uno. Ok. Ma è nero. Aspettate che è partita la televisione, un attimino. Ecco, ci siamo. Di nero, al contrario, lo devi girare. Sì, poi prendiamo un'altra cosina, prendiamo uno stampino di questo. Ah, ho capito, devo fare le unghie. Non lo fare le unghie, perché altrimenti già si fa. Aspetta, prendiamo uno stampino. Quale vuoi? Sceglielo io, tu. Io già non ho dubbi quello che sceglie. Il cuoricino. No, stai, perché ho detto la prendo quello rosa, sicuro. Invece no. Carciofi. A quanto sono? A quanto sono? Come non lo sai? Si deve fermare. Beh, prendine 3, 4. Come sarà bene? No, 3 ci bastano, li faccio fritti. Scusate. Vediamo a quanto sono. Evviva mamma.
Il codicino. 10? No, 10 sono assai, non ho che farne. 5 casomai. 5 casomai, ma 3 e 10 no. Scusate ragazzi, sto parlando. E allora dai, continuiamo. Guarda qui, brava, già lei l'ha capito come funziona. Ecco. Devi fare tu la formina con questo. Wow, ma colora. Dai, fallo. No, così, tipo che scrivi. Scriva. Hai visto? L'accavaleno. Che bello. Allora, coloralo sempre con questo. Stai attento a non... Ecco. E questo poi il pennellino serve proprio per poi togliere tutta la polverina, wow, capito? Ma ti piace? Ti piace? Eh? E che devi dire tu ad Amalia? È spettacolare! Come si dice? Grazie, si dice pure. Grazie. Ti è piaciuto? Ora il sole. E poi col pennellino, aspetta, dov'è il pennellino? Dove l'abbiamo? Eccolo qua. Levi la polverina quando finisci, ok? Quando sì, finisci. Fai così e spolveri. A te, amore, prima fallo, dai. Che okay, bello tutto l'arcobaleno, guardate che bello, aspetta, facciamolo vedere, levati. Guarda che bello! Grazie Amalia, questo è un piccolo spoiler di quello che ci è arrivato nel paccone. Questi fogli, che sono un bel po', dureranno poco, molto poco. E però falli tutti, lo devi fare tutto il foglio perché è un peccato farli finire tutti così, capito? Va bene? L'ho spostato. Vabbè, lasciamo ad Alessia che gioca, io te ne lascio un 2, ti bastano e sono già abbastanza, perché questi mamma te li nasconde, perché altrimenti tu li fai finire in 3 secondi, quindi questi mamma se li porta via, aspettate, speriamo che non lo vedi in questo momento Alice, ma non per cosa, perché ci può giocare pure lei in realtà, è solo che deve andare a letto. Vediamo invece, questo li mettiamo un attimino di qua, vediamo invece Luigi che sta combinando, andiamo. Wow. Minza, sono tanti, amore. Questi li facciamo poi fritti, panati e fritti. Vi faccio ricetta, buonissima. La ricetta di mia madre. Cioè, ovviamente, non è che la ricetta di mia madre, perché sicuramente la conoscete anche voi. Però a me i carciofi non mi fanno tanto impazzire. Però li mangio solo in questa maniera. Mi piacciono tantissimo. E ovviamente vi farò anche questa ricettina. Sicuramente li farò stasera, perché altrimenti poi diventano brutti. Non è che posso tenerli tanto. Quindi poi stasera vi faccio vedere questa ricettina. Va bene. Mio marito che fa? Che? Scalano, quanto è? 1,55 euro? No, erano 10-3 euro. Ne ha fatti 2 euro. Come ne ha fatto 2 euro? Amo, ma perché? Quanti sono? Quanto sono? Uno. Boh, come dico? Uno, due, tre, quattro, cinque. Forse sei. Sei 2 euro. Sei 2 euro, ma che poi il sesto è veramente molto. Sì. Perché scusa, gli ho detto 5 e te ne ha fatte 6? 1,50 euro non può essere? No, volevo 2 euro. Dice, ti faccio 2 euro e fammene 2 euro. 2 euro perché? Perché ti ha messo un. Ora vi faccio vedere quello che ha fatto arrivare il tutto. Aspetta, io mi spino tutta qua. Che ha fatto arrivare il tutto a 2 euro. Il sesto, guardate il sesto. Piccolino, molto piccolo. Gli altri sono enormi, ma questo è piccolino. Non li prendo perché. Allora, vediamo se sto è giusto. No, sono 7. Sono 7, dai. 7 è quello più. Cioè, 6 grossi e uno piccolo. A 30 centesimi. Quindi 7, 2 da 10. Una magia ci deve fare vedere. Ah, vero, devo andare a prendere. Che ore sono? Già le 2 sono. Mi sa che è tardi. Guarda. Guardiamo questa magia, guarda che bello. Insegna. Wow. È una magia. È tipo. È un... Ah, non sei tu, è la magia. No, no. È un bastoncino magico, è vero? Sì! Che contenta, vedete, ci piacciono queste cose a lei. Ma... E poi c'è la spazzolina. Ce la faceva maestra questa. Ecco, io non avevo dubbi che poi, tu ci facevi disegno da maestra. Ma papà che deve fare una cosa, papà. No. Dai, devo fare lo stemma del papà. No, perché stavi tu, perché devi disegnare con questo. Sì, con questo, poi faccio. Poi disegno lo. Veramente, non sono cose per te. Nero. Non sono cose per te. Ma Maria me l'ha detto, dice un foglietto è per te. No. Sì, a Mario. Va bene, ragazzuoli belli. Grazie, Mario!
Ti ringrazio Alessia perché proprio l'hai resa felice con queste cosine che a lei piacciono tantissimo. Ma dove l'hai comprato? Dove l'ha comprato? Non lo sappiamo dove l'ha comprato. Ma che bello! Te l'ha regalato, che ti ha regalato pure? Ah no, non lo possiamo dire perché ancora i nostri amici non l'hanno visto il video. È quello vero, del pacco. Abbiamo montato anche tante cose. Montato o non abbiamo montato niente, veramente? No, ho montato. Visto. Visto. Abbiamo visto. Noi lei già le ha viste le cosine, Amalia. Però noi non vi possiamo spoilerare più niente. Mamma, la manina! Ah, perché forse con questo pure riesce a disegnare. Vediamo. No, è proprio per così. Abbiamo già visto le cosine, gliel'ho fatte già vedere. Ecco perché c'è il tempennino, perché una matita. Penso, non lo so se serve per questo. Il tempennino però dov'è? Perché a me non mi piace con Alice in giro il tempennino qua. Aspetta che lo prendo, che lo levo dal mezzo. Mamma lo sai, che Magda, sì. Che Magda mi ha regalato. Mi ha, ma parla bene. Regalato di nuovo il mio stesso tamparino. Vero? Sì. Perché l'avevi perso, ma te l'ho dato l'altro giorno. No, ce l'ho regalato. Non si regalano le cose così. A parte che era un regalo quello. Che c'entra? Mia figlia è molto di cuore. Cioè nel senso che lei le cose gliele rubano, gliele se le infilano in tasca, i bambini, tutto quello. Infatti ho dovuto comprare di nuovo tutte cose. Alcune cose le ho dovute comprare, altre cose fortunatamente mi erano arrivate sempre da Amalia. E lei regala, lei è di cuore, mia figlia. E allora bimba piccola, andiamo a letto. Mizza è scappata, non mi sono convinta, ma io aspetto quella delle unghie. Vabbè, ci vediamo dopo ragazzi, dai che vado. Mi sa che non è molto convinta. Sì, l'ho capito. Andiamo a letto. Mizzica, che fate? Ha visto le cose? Ma mia, ora vero non ci va a letto. Sì, per ora chiudi. Ora poi questo coso te lo faccio avere. Vabbè che c'è gli altri però. Tu sei Monella. Monella. Grazie. Tu sei Monella. Questa è di Alessia. Perché no? Eddie, che cosa c'è la macchina? Cos'è? Ah, che bello! Ah, Bau, c'è! Poi che c'è? E questo chi è? Vediamo se lo riconosci. Questo? Miau! Miau! Bau, Bau! Allora, io vado. Vai, vai a prendere la Giulia che io vado a mettere a lei a letto. Va bene? La Giulia! La 52. Sì, cuore. Ciao, cuore. A dopo ragazzi, pure io vado. Ci vediamo dopo, ci salutiamo stasera. A dopo. E dov'è? Mamma mia, che sono lampata. E dov'è? Ah, eccolo. Che stai facendo? Hai visto la spazzatura fuori? Perché ti ho sentito. Ecco, infatti. Ti ho sentito, ti sei fatto sentire. Non ci penso io. Veramente ci penso di essere io. Vero. Che uomo. Ma io ci penso. Che uomo. Io ho detto chi lo fa. Chi ci pensa? Io ho detto che ci penso che lo fa. Pure la spazzatura mi mette fuori. Che uomo. Sono da sposare. Sei come da sposare, veramente. Ti sei punto, certo. Che c'è una cosa di carciofi. Mamma. Aspetta che basso qua. E allora, ragazzi, siamo arrivati. Ma che è qua? Io non ho fatto niente e si è bloccato, eh? Sì, perché è col tuo telefono. Ah. Comunque, ragazzi, io sono appena uscita dalla stanza da letto. Le ho addormentate tutte e due, sì. Tempo record. Ci possiamo vedere un film. Cioè, ma vero, stai dicendo? Cioè, quando a quanto si sono addormentate prima delle 10? Dice per un quarto, so. Ti vuoi vedere? No, però non me lo guardo con te che poi non te lo guardi. Dai, va. Okay. Se tu dici che non ce la fai, basta, ti vai a coricare, ok? Vabbè, intanto niente. Non tanto niente. Ma no, sai che io per adesso ti dico sì, però poi tutti insieme mi cala il velo. No, che infatti, perché per esempio pure stamattina mi ha detto facciamo la live stasera. Io ci posso farti con tutti i buoni propositi e le buone. Quale live? Ah, ragazzi, le unghie, guardate! Eccole. Allora, le più semplici che ho potuto fare, ragazzi. Le più semplici. Allora, non mi fanno impazzire
questi brillantini, io non sono molto a favore di tanti, tutti questi brillantini così, però non le volevo proprio semplicissime, e i disegnini non è proprio top dei top, ecco, quindi ho preferito, diciamo, questa volta così, però lasciamo stare questi brillantini, ma il colore, ragazzi... Beh. È bello, è più già sull'estivo, ma a me piace, che bello, a me piace questo colore, poi questo l'azzurro, io è il mio colore preferito, quindi bellissimo. E allora, niente, vabbè, niente film, niente di niente. Tutte cose tu stai facendo. Perché a posto, non ti preoccupare. Tutte cose tu stai facendo. Che cosa mi dici tu invece? Per me? Per me mi posso andare a coricare. No, è che non voglio qualcosa di impegnativo, così una cosa leggera. È una commedia. Ma è quello che ti dice di vedere qualche film storico, qualche film... Una commedia. Una commedia, va bene? Ok. Vado a mettere il pigiama e ci vediamo il film. Io pure, dai. Che ti dici? Il pigiamino, dai. Dai, fai per me, dai. Grazie, amore mio. Se ti metti il pigiamino. Che altrimenti non sei uno da sposare al 100%. Ma meglio. Come meglio? Meglio single. Meglio single? Certo. Ma qui sempre pensare le stesse cose. Ma chi è che ti ti obbliga? Tu non sono da sposare al 100%. Ma tu non sei da sposare perché già sei sposato. A prescindere. Vabbè. Vuoi essere sposato nuovamente? Tutto questo piccolo particolare mi sfuggiva. Dico, vuoi essere sposato nuovamente? No, ma io già ho fatto troppo. Già mi ha abbassato. Basta. Comunque, ragazzoli belli, noi... ci diamo al pigiama e al film, va bene? Io lo sapete, anche l'ho mangiato, ma io mi vergogno pure a dirvelo. Le 7:15, chi l'ha mangiato? Alle 6:30. Tutte e quattro, abbiamo mangiato tutte e quattro alle 6:30. Perché è l'orario che mangiano le bambine. Allora, poi quella mi aveva detto, vabbè, mamma, per me puoi cucinare pure, vabbè, la cucina. E ho detto, che faccio io? Mangio pure io. Devi ancora a metà del lavoro. Ma ancora niente proprio. Io ma a metà del lavoro. Manco. Ai ai ai. Ma comunque mia moglie mi ha fatto le cose buone. Mi ha fatto i carciofi, quelli mamma fritti. Mia, che ma tu li hai mangiati tutti? Buoni, sì. Allora c'è quella carta, non so dove buttarla. Boh, io la butto nella carta. Ma è tutta sporca di olio. Carta oleata. Ancora noi non siamo bravissimi a fare la differenziata, ragazzi. Però è carta oliata. Con l'olio quello dei carciofi che hanno buttato l'olio. Quindi che fai? Levi l'olio, levi l'olio e la carta, butti nella carta. Lo spremo. E l'olio lo pulisco. L'olio è lungo. Ti immagini? Allora ragazzi, dove va buttato il questo? Guarda, ecco, questo. Guarda. Che non so dove buttato. Dove va buttato qua? Ma non me lo mettere qua che mi sta lasciando tutto l'olio là. Comunque, vedremo, fatecelo sapere. Se va nell'umido va nella carta. No, ma amore. No, qua. Ma c'è vento, scusami. Sì, un pochetto, ma non esageratamente. Ma perché ho sentito il rumore? Poco fa pure, insomma. Come te lo sei fatta questa burra? Ah, con il cacocciolo. Col cacocciolo. Con la spina del cacocciolo. Col carcocciolo. Va bene, ragazzuoli, va bene. Dai, andiamo. Dai, che ci andiamo a vedere questo film. Che ora ci vuole un'ora per scegliere prima. No, un film che hai visto no, perché non c'è proprio piacere. Perché è un film che tu devi vedere... da subito, va bene? Promesso. Già che non mi risponde, già è tutto, va bene, ragazzi. Ci vediamo. Intanto ci andiamo in pigiamare. Sì, dai, ci andiamo in pigiamare. Un bacione grandissimo sempre con le mie unghie fede, tutte estive. Mi sembra tipo di mare. Che bello. Alleva, tu manco ne hai un. Un bacione grandissimo a ognuno di voi. E ci vediamo al prossimo. Domani prossimissimo. Con il nostro nuovo vlog. Buonanotte, ragazzi. Mi raccomando, guardate il video extra. Il pacco di. Apriamo il pacco di Amalia. Amalia. Ciao, ragazzi. Ciao. Buonanotte. Thank you.